Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di mele e nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 10 minuti circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero di canna, scorza di limone, vanillina, olio di semi di girasole, latte tiepido, farina di tipo 00, nocciole tostate, cannella in polvere, lievito per dolci vanigliato, mele, granella di nocciole e Grand Marnier che è facoltativo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le nocciole e le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere lo zucchero di canna, la scorza di limone e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame. Mettere le uova. La vanillina. Ed azionare il bimby per 8 minuti a velocità 4 senza misurino. Azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4 e a filo dal foro del coperchio versare prima l'olio e poi il latte. Aggiungere la farina di nocciole, la farina, il Grand Marnier che è facoltativo, la cannella e il lievito. Ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Il composto è pronto, versiamone metà in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Mettere le mele. Versare il resto del composto.
Mettere il resto delle mele. Spolverizzare con la granella di nocciole. E lo zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40-45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta. Lasciamo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Torta di mele e nocciole. Grazie e alla prossima ricetta!